Szép jó napot kívánok mindenkinek. A magyar válogatott második Európa-bajnoki csoportmérkőzését megelőző sajtótájékoztatón, ahogy azt előre jeleztük is, a szövetségi kapitány Marco Rossi, illetve Nego Loïc vesz részt ezen a sajtótájékoztatón. Talán már lehet azt mondani, hogy megszokottaknak megfelelően kérném, hogy aki kérdezni szeretne, az applikációban ezt legyen szíves kézfeltartással jelezni, és ennek megfelelően fogja megkapni a szót. Úgyhogy várjuk is már a kérdéseket az applikáción belül. Aki jelzi, hogy kérdezni szeretne, annak már meg is adom a szót. Az első kérdező Borbola Bence lesz, utána pedig majd Antalics Ádám következik az Indextől. Jó napot kívánok! Parancsolj, Bence, elkezdenéd még egyszer? Nem hallottam. Jó napot kívánok, sziasztok, remélem hallotok. Marco Rossi szövetségi kapitánytól szeretném kérdezni, ugye nem régen ért véget a franciák sajtóbeszélgetése, ahol Didier Deschamps úgy fogalmazott, hogy nagyon jó edzője van a magyaroknak. Mit szól ehhez Marco Rossi? Jelente ez bármilyen elismerést a számára? Köszönöm. Per la verità, me lo ha annunciato poco fa Gergo, e devo dire di essere sorpreso. Sorpreso che mi conosca, che sappia chi sia. Però, chiaramente, se da un lato fa piacere, perché effettivamente stiamo parlando di un allenatore campione del mondo, di un allenatore che ha vinto e credo vincerà ancora moltissimo, dall'altro ovviamente diciamo crea ulteriori aspettative. Noi sappiamo contro chi giochiamo, sappiamo la forza dei nostri avversari, io ritengo che siano i favoriti alla vittoria finale, più di tutti gli altri, anche se magari ci sono 5-6 squadre sullo stesso livello, però loro possono contare su un extraterrestre che secondo me è Mbappé, oltre a talenti. Ma per noi sarà difficile giocare in queste condizioni a prescindere, nel senso giochiamo contro la Francia, possono esserci 35 gradi, ce ne possono essere 20, per noi sarebbe comunque difficile, credo che comunque le condizioni climatiche valgano per noi come valgono per gli avversari, quindi chiaro che ci saranno delle difficoltà, però da entrambe le parti. Sappiamo anche che con ogni probabilità loro avranno molto più possesso palla di noi, perché gli riconosciamo questa superiorità tecnica, quindi probabilmente dovremmo correre più noi di loro senza palla, e quindi a queste temperature potrebbe essere anche un problema. Per questo dobbiamo ottimizzare le distanze e le corse da fare in campo, quindi sotto l'aspetto tattico è questo che ho detto prima, dovremmo essere perfetti. Per quanto riguarda la partita scorsa,
certo che gli ultimi 7-8 minuti a livello animico, così a livello morale, possono aver lasciato qualche strascico, ma come ho detto subito nelle primissime ore, dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e guardare alla prossima partita, il prossimo avversario. Ci sono ancora due partite molto importanti con la Francia e con la Germania. Pensiamo una partita alla volta e di sicuro quello che non possiamo fare è piangerci addosso. Dobbiamo reagire, dimostrare che siamo una squadra, dimostrare che siamo uomini, dimostrare ai nostri tifosi che vogliamo tenere, diciamo così, in alto i colori della nostra patria. Köszönjük szépen. A következő kérdés az Luca Blanchint illeti, a La Gazzetta dello Sport munkatársát hallgatunk. Mister, buonasera in italiano. Volevo chiederle due cose. Una sulle polemiche per qualche coro contro Cristiano Ronaldo, se le ha sentite, se sono dovuti magari in qualche modo a un atteggiamento sbagliato di qualcuno. E uno su Mbappé, come si fa a preparare una partita contro di lui? Immagino che non gli si possa dare campo, quindi se ci dobbiamo immaginare un'Ungheria difensiva un po' naturalmente per la forza della Francia e un po' per la scelta vostra di difendersi bassi per non dare campo. Grazie. Rispetto a Ronaldo non ho sentito particolari insulti o durante la partita, quindi è una cosa che mi giunge nuova. Ho visto la sua maniera di esultare, che insomma poteva dare adito a qualche diciamo reazione, però al di là di questo non credo che ci siano state cose particolari. Per quanto riguarda l'atteggiamento da usare contro la Francia, voglio dire, nel calcio, al di là di tutti i nuovi tatticismi, nuove tendenze, nuove alchimie tattiche, cioè, il calcio è un gioco relativamente semplice, nel senso che se la palla ce l'hanno gli avversari ti devi difendere, quando ce l'hai tu devi chiaramente provare ad attaccare. Bisogna vedere quanto saremo bravi noi ad attaccare in fase di possesso e quanto loro ce lo consentiranno, perché è indubbio che se loro valgono 900 milioni di euro e noi ne valiamo 60, qualche differenza ci sarà, ma sul campo potrebbe anche non vedersi. È chiaro che nell'atteggiamento tattico, quando vai a giocare contro una squadra che ha giocatori con questa velocità, se pensi di andare ad aggredire alto vuol dire che devi concedere campo, no? Alle spalle della linea difensiva, a meno che tu voglia andare alto ed allungarti dando spazio tra i reparti, il che sarebbe ugualmente molto pericoloso. La coperta di una squadra di calcio è sempre quella, quindi va da sé che se col Portogallo abbiamo avuto un certo tipo di atteggiamento, probabilmente sarà simile anche contro la Francia, magari con qualche differenza, però l'atteggiamento tattico credo che nella nostra situazione non potrebbe essere diverso. Köszönjük szépen. A következő kérdező a Nemzeti Sport részéről Pécs Tibor, akit mindjárt kapcsolunk is. Így van, hallgatjuk a kérdésedet, Tibor. Köszönöm, sziasztok. Loïctól kérdezném, ugye szokták mondani, hogy meccs és meccs között nincs különbség, de azért ez nyilván számára egy kicsit más lesz, mint a többi meccs. Hogyan készül erre a holnapi mérkőzésre? És ugye jól tudom, hogy többször is mesélte arról, hogy például Antoine Griezmann nagyon jó barátja, talán még szobatársak is voltak az U19-es EB-n, beszéltek-e mostanság az elmúlt napokban? Köszönöm.
We don't hear the question. Tibi, megismételnéd még egyszer a kérdést, mert nem hallottuk. Ja, most hallottok? Én most hallak. Jó. Igazából csak az volt a kérdés, hogy ugye azt szokták mondani, hogy meccs és meccs között nincs különbség, de ugye a kérdés a Loïcra vonatkozik, hogy azért ez nyilván más meccs lesz számára, mint a többi. Hogyan készül erre a holnapi meccsre? Illetve ugye Griezmann nagyon jó barátja, hogy beszéltek-e az elmúlt napokban? Köszönöm. You hear it? No. The question is if they know that. In French. Avec Antoine, on n'a pas échangé ces derniers temps, mais c'est vrai que on a de très bons souvenirs ensemble. Et je suis impatient de le retrouver demain. Köszönjük szépen. A következő kérdés az Nicola Pelletier urat illeti, aki az RMC Sporttól kérdez. Várjuk a kérdését. C'est une question pour Marco Rossi. Est-ce que si demain les Français posent un genou au sol avant le match, vous considérez que c'est une provocation contre la culture de la Hongrie, comme l'a dit le Premier ministre Viktor Orban? Ma queste sono considerazioni di natura politica. Io penso che, come abbiamo fatto in passato e come faremo sempre in futuro, abbiamo dimostrato coi fatti e non con i gesti di rispettare tutti coloro che giocano contro di noi, coloro che sono sugli spalti, insomma il rispetto che è anche tra l'altro quello che portiamo scritto sulle magliette, la cosa più importante, noi abbiamo sempre dimostrato di averne tanto per tutti. Köszönjük szépen. A következő kérdező Borbola Bence lesz ismét a Nemzeti Sporttól. Egy fél pillanat, és már hallgatjuk is a kérdést. Parancsolj! Kapitány úrtól szeretném kérdezni. Ugye túl vagyunk az első mérkőzésen, és hát alig, hanem a fiúk alaposan elfáradtak. Mekkora változások lehetnek a kezdő csapatot illetően, illetve ami a franciákat illeti, ott számít-e arra, hogy egy-két világsztár esetleg pihenhet, vagy abszolút a legerősebb csapatokkal állnak ők. Köszönöm. Cosa aspettarmi dalla Francia? È difficile dirlo, perché sappiamo perfettamente che hanno 20 giocatori di 20, quelli a disposizione, di grandissimo spessore, uno vale l'altro, quindi potrebbero anche pensare in ottica di dover disputare 7 partite, perché penso che loro pensino di arrivare alla finale, come logico che sia, potrebbero anche pensare di dare un po' di riposo a qualcuno. Noi invece in questo momento non possiamo che pensare solamente alle 3 partite che abbiamo nel girone. Penso che dopo 4 giorni non possiamo già essere stanchi, anche perché abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare per recuperare, e quindi non voglio neanche lontanamente sentire che qualcuno è stanco dopo la prima partita. Dopo la prima partita, a 4 giorni di distanza, dobbiamo essere assolutamente al massimo della nostra condizione su tutti gli aspetti, senza alibi, senza niente. Siamo lì, andiamo in campo e la stanchezza non esiste.
Köszönjük szépen. A következő kérdező Nikola Gorgro az RTL részéről. Hallgatjuk. C'est une question pour Loïc. Je voulais savoir s'il pouvait un petit peu nous dire tout ce que cela représente pour lui d'être sur la pelouse demain face à la France avec un petit peu le cœur pour les deux nations. Voilà. Merci Loïc. Not here? No. The question is that what does it mean to you that tomorrow you can play against France, because he suggests that your heart must be divided between Hungary and France since you were born there, but you live here and play for Hungary. Enfin, c'est vrai que pour moi ce sera un sentiment spécial, mais je reste totalement concentré sur mon travail avec la Hongrie. Et voilà, même si c'est vrai que la plupart des membres de ma famille se trouvent en France, c'est ici que je suis, c'est ici que je vis et c'est pour ici que je vais me battre. Köszönjük szépen, ezzel a kérdések végére is értünk. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a sajtótájékoztatón, és holnap a mérkőzést követően a szövetségi kapitánnyal majd ismét találkozunk veletek. Vigyázzatok magatokra! Köszönöm szépen!